Ciao Namaste! In questo nuovo breve video andremo a conoscere insieme un nuovo mantra. Si tratta di un mantra induista di origine vediche, quindi un mantra molto antico che generalmente veniva intonato prima della lettura dei testi sacri. Nello specifico si tratta del mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Viene considerato il mantra di invocazione del dio Vishnu, ma anche di Krishna, e capiremo subito il perché, e viene spesso chiamato, oltre al mantra delle 12 sillabe sacre, anche il Mukti Mantra, ovvero il mantra della liberazione. Vishnu, infatti, nella religione induista rappresenta la divinità per eccellenza, ma soprattutto la divinità protettrice del mondo e del nostro Dharma, quindi del nostro destino secondo la legge di natura. La sua natura, la natura di Vishnu, è eterea, divina, ed è anche per questo che nell'iconografia classica viene spesso rappresentato con una pelle simile al colore del cielo, quindi di un azzurro di diversa intensità. Krishna non è nient'altro che la rappresentazione, quasi l'impersonificazione, o per dirla con termini un pochino più specifici, l'avatara di Vishnu in terra. È un po' come si presenta Vishnu agli uomini, quindi tramite la figura, la divinità di Krishna. Questo soprattutto ovviamente all'interno dell'induismo. Quindi in questo mantra ci riferiamo al dio Vishnu, ma anche al suo avatar e quindi a Krishna stesso. Viene definito un mantra di liberazione poiché si crede che appellarsi al dio Vishnu ci aiuti a liberarci non solo dalle influenze negative, ma anche a andare a realizzare quello che è il nostro Dharma, quello che è il nostro vero e proprio destino, la nostra vera e propria realizzazione spirituale, e che questo appunto ci aiuti anche a liberarci dal ciclo delle rinascite. Come in tutti i mantra, anche in questo troviamo all'inizio Om Namo, quindi abbiamo l'Om, questo suono che ci riconnette all'energia creatrice del tutto, Namo, questa parola sanscrita che invece ci ricorda l'attitudine di riverenza, poiché indica appunto il chinarsi, quindi il prostrarsi a questa grande energia creatrice, e poi Bhagavate, che fa riferimento alla natura divina, eterea, celestiale della entità a cui ci stiamo appellando, che stiamo invocando, e Vasudevaya proprio fa riferimento a Vishnu e, come dicevamo poc'anzi, anche allo stesso Krishna. Per recitare questo mantra possiamo, come al solito, trovare una posizione comoda con la schiena ben dritta, poggiare le nostre mani sulle cosce o sulle ginocchia oppure portarle in preghiera di fronte al petto. Si può recitare il mantra magari per 3 volte prima della nostra pratica o anche alla fine, oppure ancora come al solito adottarlo magari durante la nostra meditazione e quindi ripeterlo con l'aiuto di un mala di meditazione, e quindi andare a verbalizzare anche solo mentalmente il mantra per tutti i grani del nostro mala, quindi comunque per 108 volte. Quindi proveremo ora a cantarlo insieme, come al solito io lo intonerò per 3 volte, magari una prima volta potete solo ascoltarlo e poi le altre 2 volte magari provare a cantarlo insieme a me. Troviamo la nostra posizione comoda, chiudiamo gli occhi, portiamo l'attenzione al nostro respiro naturale senza modificare nulla. E non appena siamo pronti facciamo un inspiro un pochino più profondo e sulla fase dell'espiro ci prepariamo a cantare o ad ascoltare il mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya.
cantare. Il mantra è veramente breve, quindi lo si può adottare tranquillamente nella meditazione. In ogni caso troverai qui sotto nell'info box anche dei link a delle musiche che potete trovare su YouTube dove viene ripetuto il mantra. Magari potete utilizzare queste musiche per accompagnare la vostra pratica yoga o magari altre attività quotidiane, lo potete mettere appunto come sottofondo. Io spero veramente che questo nuovo breve video sul mantra ti sia stato utile. Se sì, non esitare a farmelo sapere con un commento o magari lasciando un bel like. Come al solito ti ricordo anche che è attivo il conto PayPal di Ciao Yoga, ti lascio il link attivo qui sotto nell'info box, dove se vorrai potrai inviarmi una piccola donazione che utilizzerò per offrirti una migliore qualità audio e video dei miei tutorial. Noi ci vediamo al mio prossimo video. Buon Om Namo Bhagavate Vasudevaya a tutti. Namaste.